Ciao! Video dei prodotti finiti del mese di maggio, ma per prima cosa vi voglio presentare il mio nuovo bambino. C'è qui Andrea dalla regia che mi fa assistenza. Eccolo qua! Ciao! Amore! Guardate quanto è piccolo! Tra l'altro quando lo prendete in braccio è peggio di Mario Merola, fa delle sceneggiate che sono qualcosa di... Miau, ciao bambolotto, guarda, tra l'altro il piccolo Ugo ha gli occhi azzurri come mamma e papà, amore mio, ciao, saluta le ragazze, ciao, amore di mamma, miau, miau, aiuto, guarda, fatti vedere quanto sei dolce, amore di mio mammino, miau, 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 oh. Piccolo Ughetto, guarda, guarda la ragazza, guarda. Ciao amore della mamma, salutate, ciao ciao piccolo Ugo. Ok, adesso lo rimettiamo a terra perché altrimenti continua la sceneggiata alla Mario Merola. Ecco qua, no ma quanto è bellino, ve lo devo fare vedere, ve lo devo fare vedere. Guardate quanto è piccolo! Piccolo Ugo! Piccolo Ugo! Ciao amore! Ciao tatino! Ecco! Lui è il piccolo Ugo, arrivato ieri pomeriggio in casa. Perché si chiama piccolo Ugo? Perché ha il pelo rosso come i capelli di Andrea e gli occhi azzurri come gli occhi di Andrea, in realtà anche come gli occhi di mamma. Però visto che il cognome di Andrea è molto simile a questo nome, lui è il piccolo Ugo con l'H davanti. Peraltro non ho idea di dove sia finito. Si sente per fortuna. Ciao amore della mammina, ciao tatino. Ok, inizio, vado a razzo perché ho tantissime cose da farvi vedere. Allora, ho finito il burro corpo di The Body Shop, quello al moringa, che ha una profumazione fantasmagorica che tutte le persone che provano definiscono come un'esperienza extrasensoriale. È qualcosa di veramente stupendo e molto ricco quando lo mettete sulle gambe, cioè vabbè, io lo mettevo sulle gambe perché le ho particolarmente secche. Ha una durata di 12 mesi. Questo era un formato da 50 ml che ho provato tramite una glossy box, quindi insomma l'ho finito. Poi ho finito la ma questa ve l'ho già fatta vedere, non lo so, vabbè, nel caso ve l'avessi già fatta vedere portate pazienza, la Original Mineral Veil di Bare Mineral, nel senso che sono sicura di avervi già fatto vedere l'altra di Mineral Veil, quella idratante. Ma dov'è il piccolo Ugo? Ah, è qua, fantastico. E questa è l'altra, quella diciamo nella formulazione originale, giusto appunto, si chiama Original. Queste ciprie di Bare Mineral sono fantastiche, io le preferisco di gran lunga sinceramente addirittura al fondotinta di Bare Mineral, perché sono molto molto più impalpabili e con una polvere sottilissima. Poi ho finito questo campione della BBI Cream di Dior, questa nella colorazione 02. Mi è durato tantissimo, anche come vedete è sporco, qui c'è il buco da cui io prelevavo direttamente col pennello il prodotto. Questa è la colorazione 02 che per me va meglio rispetto alla 01. Mi è piaciuto, però per me non è sufficiente, nel senso che non copre le mie occhiaie in una maniera diciamo totale, e diciamo che è molto paragonabile al Touche Éclat di Saint Laurent, con la differenza che questo, essendo diciamo una BB cream per occhi, ha anche un'azione probabilmente molto più idratante. Se siete tentati di comprare uno dei due, io non ho idea dei prezzi, però se dovete scegliere fra uno e l'altro, secondo me conviene fare un ragionamento e una riflessione sulle quantità, perché
Credo che il Touche Éclat abbia una quantità decisamente inferiore alla BB Cream nella full size, quindi fateci un pensiero se dovete decidere quale dei due prendere. Ho terminato questo siero gel contorno occhi, antiborse e antiocchiaie di Collisar. Non ci spendo particolari parole per il semplice fatto che io ho sempre un po' il problema di vedere pochissimi effetti positivi. Sul mio contorno occhi, non so, francamente, vi posso dire che per me non è stato miracoloso. Ecco, questa è l'unica cosa che vi posso dire. La quantità è tipica dei contorno occhi da 15 ml, l'ho comprato circa un anno fa, l'ho finito nei tempi e niente, non mi sento di consigliarlo spassionatamente. Poi ho finito questa crema mani dell'Occitan, questa è quella della linea Al Karité, questa era una mini taglia, anche questa da 10 ml, avuta tramite una glossy box, è una crema mani discreta, ma io sinceramente non la comprerò, anche perché questa linea Al Karité a me non fa impazzire, non credo che sia la migliore linea di prodotti dell'Occitan per il mio personalissimo parere. Il piccolo Ugo mi sta rosicchiando i talloni, ma a parte questo effetto scrub e o effetto callista, diciamo che continuerò a fare finta di niente. Ho finito anche la seconda confezione della crema per il viso che mi aveva prescritto il dermatologo, la Seb Clair, ed è finendo questa che ho deciso poi di ricominciare a utilizzare delle creme, diciamo, naturali per il viso. Questa è una crema che il dermatologo mi aveva prescritto per la dermatite seborroica, piccolo Ugo, dove sei? Sei lì? Che mi ha detto di utilizzare per 2 mesi, costa circa 19 euro, si trova in farmacia. Se avete questo problema ve la consiglio assolutamente, però io insomma ho finito la cura e quindi ho finito anche questa e non la ricomprerò. Ho provato questo shampoo della Fito, o Fitopari, che dir si voglia, questo è un campione che mi avevano dato, questo è un trattamento calmante, protettivo per i capelli e per il cuoio capelluto irritato. Non mi ha entusiasmata, voi sapete che a me piacciono i prodotti della Fito, perlomeno piacciono quelli che ho io, ma questo qui non mi ha entusiasmata, non mi è sembrato che mi lavasse particolarmente i capelli, né tantomeno che mi desse, me li ammorbidisse, anzi mi ha fatto quell'effetto svelto che non mi piace. Aiuto. Poi ho finito un'altra crema mani, questa qui della Mandé all'olio d'oliva. Di questa crema vi ho già parlato in un video apposito, quindi non spendo altre parole. Il video salterino. Quindi chi ha orecchie per intendere intenda, chi ha occhi per intendere intenda, quindi ho finito anche questa crema, non la ricomprerò anche perché come vi ho già detto l'odore è terrificante. Piccolo Ugo, vieni qui che ti prendo, Mario Merola. Miau, 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 amore, vieni qui in braccio a mami, non ti buttare giù, ti prego. Si sta buttando giù. Lo rimetto un attimo sul pavimento. Miau. Miau, che bella questa colonna sonora di questo video. Oh, mi si attacca. Ciao amore, ciao, ma non ti facciamo niente. Ecco qua. No, è arrivata Nikita, aiuto. Andrea, ma scusate queste scene di vita vissuta del quotidiano, ti prego. Doveva succedere necessariamente qualche cosa, effetto sorpresa. Ti prego, innalzati perché il cane. Posto, tutto a posto, andiamo avanti. Allora, ho finito questi sali corpo alla lavanda della Lavera. Questo è uno dei regali che mi ha fatto la mia amata Simona. Mi spendi 09. Mi sono piaciuti tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo il profumo. Mi è piaciuto il fatto che non mi abbiano lasciato untina. Non mi ha dato questa sensazione che purtroppo mi hanno dato altri sali da bagno. La Lavera, come sapete, è un'azienda tedesca, infatti questi sono made in Germany, mi sono molto piaciuti. Boh, ve li consiglio nel caso non li aveste mai visti o provati. Poi ho finito questo body wash della Montagne Jeunesse, anche questo no, questo forse non Simona, forse questo me l'ha mandato Serena, Serio Makeup. Questo è un gel doccia esfoliante alla polpa d'arancio. Allora, mi è piaciuto moltissimo il profumo perché adesso sono nella mia fase
nature, profumi nature, frutti, erba, fiori, eccetera. Quindi mi è piaciuto moltissimo il profumo, mi è piaciuto molto l'effetto, un po' non l'effetto, la consistenza un po' granulosa che in effetti fa, un leggerissimo, scrub sul corpo. L'ho usato, mi sembra, o 2 o 3 volte, ma diciamo, per non sbagliare, diciamo 2. E ve lo consiglio se vi venisse voglia di provare dei prodotti di Mountain Genius, questo è molto molto buono. Ho finito questo struccante occhi della Perlier. Allora, questo struccante occhi, anche di questo vi ho già parlato in un video apposito sugli struccanti occhi a confronto, e non lo ricomprerò perché sostanzialmente è molto 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 light. E se siete abituate come me ad uno struccante bifasico per gli occhi, questo è praticamente un po' inutile se non lo mischiate con un olio che a questo punto potrebbe essere un olio di mandorle dolci, un olio di qualsiasi altra cosa, però diciamo che così come nasce ed esce dalla fabbrica, per me, per le mie esigenze, per le mie abitudini è inutile, quindi non lo consiglio per chi come me è abituata a struccanti strong bifasici. Della stessa linea, però, ho terminato anche il tonico e anche questo non lo ricomprerò, non lo ricomprerò perché nonostante forse probabilmente l'inci non sia particolarmente schifido, non ve lo posso fare vedere perché ecco, si riesce a vedere pochissimo, non mi ha entusiasmata, non vi so spiegare il motivo, anche se privo di alcol, a me per l'odore dava la sensazione che l'alcol ci fosse. Sicuramente è stata una mia sensazione. Mentre parlo si sta scatenando l'inverno fuori, l'inverno è l'inferno, e quindi a me addirittura sembrava che ci fosse l'alcol, anche se indicato come tonico senza alcol e senza parabeni, non mi è piaciuto particolarmente, quindi niente, non lo ricomprerò. Ho finito quest'acqua micellare di Kikon, questa l'avevo presa anche un po' per l'entusiasmo di questo erogatore che si schiaccia sostanzialmente prendete un dischetto, lo appoggiate sopra, schiacciate, il dischetto si inumidisce. Lo stesso motivo per cui avevo voluto provarla è stato il motivo per cui poi non l'ho amata particolarmente, perché non so perché a un certo punto mi si inzuppavano troppo i dischetti oppure schizzava un po' fuori e quindi alla fine non l'ho trovata entusiasmante. Ma a parte questo aspetto puramente logistico e pratico, non l'ho trovata male. Non vuol dire che sia la mia acqua micellare preferita, che come sapete è quella di Lierac. Non escludo magari un giorno di ricomprarla, visto che comunque il prezzo è particolarmente conveniente. Magari però prima di ricomprarla potrei voler verificare l'inci e a quel punto potrei anche decidere di non ricomprarla più. Comunque costa intorno ai 5 euro e sono 200 ml. Diciamo che io non l'ho trovata particolarmente aggressiva. È in effetti un'acqua micellare per pelli delicate, ma vabbè, è sempre un tutto poi molto 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 soggettivo, come sapete. Ho finito questo balsamo di Frank Provost o Provost o non lo so, o Provost, questo è un super mega flacone da 750 ml. Mi è piaciuto molto di più il balsamo dello shampoo che mi appesantiva i capelli, nonostante se non sbaglio anche questo sia infatti al burro di karité, però diciamo che ho preferito di gran lunga l'effetto sui capelli del balsamo che dello shampoo. Costa intorno, credo, agli 8-9 euro, adesso non mi ricordo perché questo l'avevo preso tanto tempo fa. Niente, probabilmente non lo ricomprerò perché adesso ho deciso di riaprire la parentesi bio anche per i capelli, però vabbè, comunque non è assolutamente un cattivo balsamo, anzi, e poi dura tantissimo perché 750 ml durano tantissimo. Ho finito il solvente di Sephora per unghie. Questo solvente ha due vantaggi: uno, quello di non avere l'acetone; due, quello di contenere al suo interno la spugna, che è questa qua, dove voi semplicemente infilate il dito dentro, strofinate e quasi subito, veramente quasi subito, tirate fuori l'unghia pulita. Allora, questo ha un prezzo secondo me un po' alto perché costa 9 euro.
E con questo secondo flacone che ho utilizzato, a me è sembrato che di avvertire una durata lievemente inferiore. E probabilmente lo riprenderò. In alternativa a questo potrei prenderne degli altri che di recente, non so in quale video, non me lo ricordo assolutamente, e veramente non me lo ricordo, non lo faccio per non citare la fonte. Su YouTube ho visto un video di qualcuno, non mi maledetta me, non mi ricordo, comunque che ne mostrava uno, credo, di Shaka, che è una marca, secondo me, abbastanza conveniente e che si trova anche facilmente all'OVS, e mi sembra che anche quello fosse senza acetone, quindi verificherò il prezzo, eventualmente andrò a prendere quello, se andrei a prendere quello se costasse di meno. In ogni caso questo fa molto bene il suo dovere, costa solo un po' tanto perché sono 9 euro. Poi ho usato, adesso vi faccio vedere un bel po' di campioncini, ma prima vi faccio vedere che schifo. Metto la mano qui così non si vede che è zozzo. Questo shampoo di Kerastase, questo è da 250 ml, è uno shampoo per capelli colorati, rivelatore di brillantezza, e l'ho trovato pesante. Ho trovato pesante anche questo, quindi sicuramente anche questo non lo ricomprerò, non solo per il bio moment, ma anche perché l'ho trovato veramente pesante. Poi ho usato questi due struccanti occhi bifasici in campioncino mini taglia, come potete vedere, di Yves Saint Laurent. Mi sono durati, diciamo, 3 o 4 giorni a testa, non di più. Questo sufficiente, questo ottimo, ottimo davvero. Questo qui è una cosa incredibile, veramente stupefacente la velocità con cui, una volta appoggiato il dischetto sugli occhi, va a struccarli. Sicuramente tutte sapete, e tutte struccate gli occhi, per chi utilizza i dischetti, appoggiando i dischetti sugli occhi e poi facendo questo movimento, e non questo, ma questo, per evitare di staccarvi e sradicarvi le ciglia. Quindi questo sicuramente è un 10, questo è un 6. Poi ho appena fatto un piccolo disastro, ma dunque, ho finito purtroppo la crema detergente in mini size da 10 ml del Dr. Hauschka. È una crema stupenda, veramente stupenda. È un modo di detergere il viso un po' diverso rispetto a quello a cui io personalmente ero abituata, perché bisogna inumidire il viso o con acqua. Io lo facevo con l'acqua termale di Avène, mettere più o meno tanto così di prodotto sulla mano e miscelarla, diciamo, mischiarla sulle mani in modo da farla arrivare, diciamo, su tutta la superficie della mano con le mie manone, diciamo che non è impresa facile. Dopodiché, pur essendo granulosa, quindi possa sembrare di primo acchito uno scrub, non è uno scrub, quindi dopodiché bisogna semplicemente con questi movimenti, così e così e così, portarla sul viso. Io la facevo una volta finita la routine, o meglio la processione dei movimenti sul viso. La tenevo 1 o 2 minuti, non di più, anche perché io questa l'ho usata prevalentemente al mattino, e al mattino il tempo è quello che è, quindi la tenevo 1 o 2 minuti e poi sciacquavo il viso. Mi lasciava la pelle veramente molto morbida e molto, come dire, idratata. Non so, sì, idratata è la parola giusta. Non ho mai avuto la sensazione della pelle che tirava. Quindi questa la ricomprerò, però soltanto quando la ricomprerò in full size, ma soltanto quando avrò finito il vagone di detergenti per il viso che ho in casa. Poi ho finito 4 campioncini, sempre del Dr. Hauschka, della crema alla melissa. Questi qui sono, mi sembra, 1,5, infatti sono 6 ml in totale, quindi sostanzialmente potrebbero essere sommati, potrebbero essere una mini taglia. È una crema che, come ho già detto, uso per il viso. Vabbè, scusate, è ovvio che la uso per il viso perché è una crema viso, volevo dire uso come crema da giorno perché la notte ne uso un'altra di un'altra marca.
mi piace molto perché non è né troppo ricca né troppo leggera e ne basta veramente pochissima, infatti io con questi quattro campioncini, praticamente ci ho fatto un mese, ne basta pochissima e mi piace molto il profumo e mi piace molto anche l'effetto che dà, cioè il risultato sulla mia pelle. Mi piace tantissimo, questo è il pieghevole con cui, insomma, in cui è contenuto il singolo campioncino. Come sapete mi sto molto appassionando per questo brand, mi piace moltissimo e se qualcuno non l'avesse ancora provato, se ne ha voglia, vada a cercare le mini size che vendono nei negozi biologici per chi tratta questa marca, perché veramente mi piace tantissimo. Poi ho utilizzato, anche perché era una monodose, anche questa maschera della stessa marca rivitalizzante. Questo è il campioncino, sono riuscita a riappiccicarlo sopra. Mi ha colpito di questa maschera l'effetto che mi ha lasciato sulla pelle, perché mi ha lasciato una pelle veramente luminosa, idratata e molto molto morbida. Ed è questa è una maschera che si può mettere non solo sul viso, ma anche sul contorno occhi. Quindi, insomma, senza avere due prodotti specifici, con uno solo si va ad idratare e a trattare tutto l'intero viso. Poi, e a questo punto finisco con questo brand, ho usato, e questo sono riuscita a utilizzarlo 2 volte, questa crema doccia, sempre del dottor Hauschka. Questa è lavanda e sandalo. La profumazione a me piace molto, questo l'ho utilizzato 2 volte, è un tubetto da 10 ml, mi è molto molto piaciuto. Ovviamente non mi ha lasciato la pelle secca, non fa né troppa schiuma né troppo poca, insomma, è una buonissima via di mezzo rispetto magari a un olio lavante che, per chi è abituato alla schiuma, può fare un effetto strano, ecco. Poi vi volevo segnalare questa Sublime Mousse di L'Oréal, che ho fatto i primi giorni di maggio. Per la verità me l'ha fatta Andrea, perché io sono totalmente imbranata con queste pratiche da coiffeur. Ve lo volevo segnalare perché, vabbè, adesso ovviamente è zozza perché Andrea è tanto bravo, ma non vi dico che cosa ha combinato per mettermela in testa. Ha proprio l'erogatore da schiuma. E a parte la comodità, perché comunque rispetto a una ciotolina, il pennellino, magari vi cola, questo qui è molto più pratico perché lo mettete sulle mani, ovviamente con i guanti, lo mettete sulle mani e lo massaggiate sulla testa. Persino io, volendo, avrei potuto usarla addirittura da sola, ma perché fare da soli quando con un minimo sforzo si può disturbare qualcuno? Comunque, al di là di tutto questo, della praticità, del costo, che credo, non lo so, l'ho comprata troppo tempo fa, mi viene in mente una roba come 10 euro, ma non lo so, l'avevo comprata al supermercato, ve la volevo segnalare, quindi è per la praticità e per l'effetto finale, perché mi è molto 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 piaciuta. Assolutamente, secondo me, per chi fa le tinte in casa, da provare. Io mi sento di consigliarvela serenamente. Poi non c'entra niente, piccolo intermezzo, ma ho finito questo infuso alla menta che avevo preso un mesetto fa in una biobottega. L'infuso si trova, le bustine si trovano confezionate in questo, che ovviamente è sigillato quando lo acquistate, e sono diciamo contenute in quadretti di cotone non trattato. E a parte il fatto che, vabbè, ce ne sono 20, diciamo abbastanza tipico delle confezioni da tisane, infusi o tè, e se qualcuno conoscesse questa marca mi dica se ne ha provate altre, perché a me è piaciuto tantissimo e costa credo 1,90 euro, se non ricordo male. È molto buono ed è soprattutto
diciamo, attento alle tematiche ambientali. Quindi questo non c'entra niente, però mi faceva piacere farvelo vedere. Chissà se questo ve l'ho già fatto vedere, perché a volte io conservo dei prodotti nella busta con l'intento di fare magari dei video specifici. Beh, in questo caso su questo l'ho già fatto. Vabbè, non so se ve l'ho già fatto vedere. Boh. Comunque ho finito anche questo, ma non mi ricordo più se l'ho finito nel mese di maggio o nel mese di aprile. No, nel mese di aprile no. Perché in questo mese di maggio, come avete visto, ho usato e finito talmente tanti prodotti, complici anche i campioncini, e quindi sono un po' confusa. Confusa e felice. Ad ogni modo ho finito questo struccante occhi di Lierac. Anche di questo ho parlato in un video apposito, quindi non vi dico molto di più, se non che è una, per me, una ciofechina. Poi, adesso vado con i profumi. Allora, ho finito tre campioncini di questo profumo di Saint Laurent, che è il Saharien. Adesso io, vedete che sono dentro, ci sono questi tre. È un profumo abbastanza fresco, che però non mi ha convinta più di tanto, e soprattutto questo, ma come anche tutti gli altri che vi farò vedere, io non me li sentivo addosso, quindi sicuramente non lo comprerò. Poi ho provato questo nuovo di Roberto Cavalli, Acqua, e non mi ha colpita assolutamente. Sì, è una fragranza floreale, fresca, assolutamente adatta alla stagione, non a questa, a un'ipotetica stagione che normalmente si presenta in questi mesi, però diciamo che no, non mi è piaciuto. Peraltro io non ho un particolare feeling con i profumi di Cavalli. Ho finito un altro campioncino di Huile de Parfum di J'adore di Dior. Questo mi piace molto, è molto più fresco e giovanile, secondo me, del classico J'adore che tutti conoscono, soltanto che anche questo dopo pochissimo io non me lo sentivo più addosso, quindi diciamo che probabilmente non lo comprerei, però la profumazione è molto buona. E comunque tenete conto che tutto quello che dico io, ma che dicono anche le altre ragazze come me che fanno video, è totalmente soggettivo. Quindi quello che non va bene per me può andare benissimo per un'altra, soprattutto quando si parla di profumi, per cui magari un profumo che su di me è dolce, è nauseabondo, è troppo amaro, che ne so, su un'altra persona potrebbe essere perfetto. Quindi mi raccomando, quando comprate un profumo, provateli sempre sulla vostra pelle, perché possono riservarvi gradevoli o sgradevoli sorprese. Ho provato anche l'Eau Fraîche Acqua di Gioia, anche questo come profumazione non è male, ma è veramente troppo, finisce subito, finisce, il profumo svanisce subito, subitissimo. Ho provato questi due campioni di Prada del Candy, ma nella versione Le, questo qui. Allora, il Prada Candy classico lo trovo orrendo per il mio naso, perché è troppo dolce. Questo qui non è male come profumo, nel suo essere molto fresco, anche questo io dopo pochissimo non lo sentivo, però secondo me merita un'annusatina se vi capita di andare in profumeria. Poi questo Dahlia Noir di Givenchy Lo, come avrete notato, sono tutti profumi o fresh, comunque tutti tipici di questa stagione. Questo qui non mi è neanche piaciuto come profumo, assolutamente non mi è proprio piaciuto. È quello verde e questa è la bottiglia, però no, devo dire che non. Questo non mi è neanche piaciuto, mentre gli altri perlomeno non erano sgradevoli. E poi ho provato questo buonissimo, buonissimissimo profumo di Jo Malone. Questo è il campione, dentro c'era una garzina imbevuta di profumo. È una cosa eccezionale. Questo sa di vaniglia e cosa? E anis e anice, sì. Fantastico. Sì, vaniglia e anice. Ragazzi, è una cosa stupenda. Queste sono le bottiglie. Nel caso qualcuna volesse provarlo, fatevi vedere dei campioncini di questo qui, vaniglia e anice, perché devo dire che fra tutti quelli che ho provato, questo qui è eccezionale. Questo, secondo me, potrebbe valere l'investimento.
Poi ho provato Manifesto.